In questa slide è rappresentato da un lato l'incidenza di ricoveri, cioè quanti ricoverati sono entrati in un periodo di tempo con pattern vaccinali diversi, vuol dire che abbiamo avuto un'incidenza di 133 ricoveri in una settimana su 100.000 abitanti per i non vaccinati, 59 per i soggetti con un ciclo parziale o che hanno completato il ciclo da più di 120 giorni, e invece solo 16 casi su 100.000 per coloro che hanno completato il ciclo da meno di 120 giorni o hanno ricevuto una dose booster. Questo vuol dire che un soggetto non vaccinato rispetto a colui che ha ricevuto una dose booster ha 8 volte il rischio di essere ricoverato. Questo vuol dire che l'efficacia vaccinale nel prevenire il ricovero, anche con la circolazione elevata di Omicron, che sicuramente ha cambiato il quadro epidemiologico, è dell'88%. Ora, un rischio relativo pari a 8, come dire, non è un indicatore, come dire, immediato da comprendere. Ho voluto riportare alcuni rischi relativi. Faccio un esempio. Guidare con la cintura di sicurezza o guidare senza cintura di sicurezza è un fattore indubbio che condividiamo essere importante per la nostra sicurezza. Bene, il rischio di morte nei soggetti che guidano senza cintura di sicurezza è doppio rispetto a coloro che usano la cintura di sicurezza. Quindi il rischio relativo è 2. Ricordo che per i vaccinati con booster rispetto ai non vaccinati è 8. Ancora un altro esempio: il rischio di incidente grave o mortale con un'alcolemia sopra la norma rispetto a coloro che non hanno bevuto alcol è pari a 5. E quindi è comunque inferiore. Questo per darvi l'idea dell'importanza di fare la terza dose e l'importanza di completare il ciclo vaccinale.